Ehi, tu che guardi Luke? In questo video ci saranno 4 emoji. 1, 2, 3 e 4. Guarda tutto quanto il video bene e scrivi qui sotto nei commenti il minutaggio dove le trovate per farti mettere il cuoricino da me. Buona visione! Lì dovremmo essere, però devo tenere il microfono in mano così. Eh no, non è professionale tenere il microfono in mano. Comunque vedete, il prodotto non contiene nicotina, quindi. Che cos'è che mi è capitato? Mi è capitato che se voi scrivete su Google svapare e fumare, la prima informazione che vi dà Google. Ovviamente qua io sono iscritto, metto anche like, quindi. Girare le palle. Perché dice sì, svapare potrebbe facilitare il passaggio al fumo, soprattutto a causa della nicotina. Inoltre, tanti consumatori svapano e fumano contemporaneamente. Cioè, ripeto, allora, io non sono né complottista, non faccio video di questo genere, né faccio video di informazione, né video di controinformazione, però ogni tanto anche a me girano un po' le quando poi No, leggo queste cose. amici! Ripeto, non sono un complottista, non voglio pensare che ci sia tutto un complotto dietro. Però, ragazzi, ogni tanto ve le tirano fuori dalle mani, eh. Ogni tanto ve le tirano fuori dalle mani. Vi svelo un segreto che nessuno mai Cos'è ha questo svelato segreto? Che su. non si deve mettere, si può anche non mettere la nicotina? La Sì. roba si può usare senza nicotina. Ah, eccolo qua. Lo sapevo. Infatti, questo è vero, ragazzi, perché anche io utilizzo un liquido per svapo senza nicotina. Guardate qua, è nicotine free. Grazie per i cuori. Nicotine free. Ora si legge al contrario. Però comunque stoppate la live, fate lo screenshot e mettetelo al contrario che si leggerà nicotine free, ovvero senza nicotina. Si può usare senza nicotina. È una roba incredibile, pensate, si può utilizzare la Sì, sigaretta si può elettronica utilizzare senza senza nicotina. Google, ok? Perché svapare e fumare non è la stessa cosa, però. Non fumo e non mi attrae. È una roba molto rara che praticamente alla tua età non ti attrae il fumo. Infatti è una cosa molto rara e sono felice. Nello svapare uno può usare zero nicotina e questa è una roba fondamentale. Non bisogna associare alla sigaretta elettronica la nicotina perché Infatti. è complicato da spiegare, da mettere insieme come discorso. Poi figuriamoci adesso in una mattinata al mare con 50.000 persone che stanno facendo casino, non so neanche che cosa si sentirà da questo microfono. Quindi è complesso e complicato. Vabbè, si sente il casino, però si sente anche la voce, quindi stiamo cavando tutto quanto. Da mettere insieme adesso tutto questo discorso. Ragazzi, la sigaretta elettronica si può utilizzare senza nicotina ed è una cosa positiva anche per i ragazzini. Sì, lo dico, i ragazzini, l'ho detto, i ragazzini. Che non dovrebbero fumare i ragazzini, manco i quindicenni e sedicenni, come sono io. Però ragazzi, io purtroppo fumo, cioè svapo, scusa, io purtroppo svapo e non fumo. Manco io dovrei fumare, dovrei svapare e fumare. Io non fumo, svapo, purtroppo, sono un cobbone, però comunque svapo. Credo che farò un clickbait su questo video, eh. Farò un tipo un titolo, anche tu che hai 14 anni e vuoi iniziare a svapare. Michi. Non l'hai fatto più. Guarda questo video, farò una roba del genere. A No, Michi, ma dai! Ma non dire parolacce, dai! Siamo una live family friend. Non dire. Scusate, Michi, scusate. Allora adesso, se vogliono la guerra, e vabbè, faremo la guerra, quindi anche noi faremo i nostri giochetti, ma per dare comunque un'informazione corretta, perché ribadisco il concetto che la sigaretta elettronica può essere utilizzata a zero nicotina. Questo perché è importante anche con i ragazzini. Intanto perché non è vero che uno che inizia a svapare, magari un ragazzino che inizia a svapare, deve poi passare alla sigaretta tradizionale, passa poi al fumo proprio a causa della nicotina. Perché un ragazzino può tranquillamente svapare a zero nicotina senza avere la dipendenza. Perché chi è fumatore lo sa meglio di me qual è stato il circolo vizioso per cui si è diventati fumatori. Da ragazzini si voleva fare i fighi, si voleva sembrare grandi. Sì, questo è vero, questo è molto 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 vero. Io non ho iniziato a svapare per sentirmi figo e grande, ho iniziato a svapare per un'altra cosa. Però comunque moltissimi ragazzi, molti, il 90% dei ragazzi, di ragazzini comunque che stanno in questo mondo, in Italia. Comunque tutti quanti, quasi tutti quanti, il 90% di tutti quanti i ragazzi
che inizia a svappare, lo fa per sentirsi figo e per sentirsi grande. E quindi ci si è accesa la prima sigaretta. E quella prima sigaretta è stata la nostra prima dose, da cui non ne siamo mai più venuti fuori. Perché? Perché la nicotina si comporta proprio così. Noi abbiamo iniziato a fumare per sentirci fighi, per sentirci grandi, ma poi rimanendo schiavi della nicotina. Con la sigaretta elettronica questa cosa non succede. Non succede, un ragazzino di 14 anni vuole apparire grande, vuole far vedere che fuma, che svapa, che usa la sigaretta elettronica. Cosa molto molto sbagliata secondo me, per me questa è una cosa veramente sbagliata, che non si dovrebbe fare, perché se volete essere sani al 100% dovete non svapare. E può farlo a zero nicotina, senza restare schiavo del vizio. Io paradossalmente posso... Bravo! Questa è una cosa che non tutti dicono, che praticamente senza nicotina tu non sei schiavo del vizio. Bravo, bravo, un applauso a Mickey Vapes. Posso mettere adesso questa sigaretta elettronica in mano a uno qualsiasi dei ragazzini che ci sono qua, gli posso dire di utilizzarla tutta l'estate per fare il figo con gli amici quando va a ballare la sera in spiaggia, e a settembre la butta via e non ha il vizio. Non ha il vizio. Nella sigaretta elettronica non c'è nicotina. Tutto chiaro? Ragazzino di 14, 15, 16 anni che vuoi fare il figo con i tuoi amici con la sigaretta elettronica, te lo dice Miki, fallo, ok? Ma, ha zero nicotina. Tanto la nicotina non se ne accorge nessuno che non c'è dentro, ragazzi. Ecco, ecco, vedi? Non se ne accorge... Fuori onda. Che la che suona il citofono, porco lutto. Ma vaffanculo! Ma che cacchio, sto in live, porco ludro! In onda. Quindi voi potete utilizzare sta roba senza nicotina e nessuno se ne accorgerà. Ma non diventerete schiavi di un vizio. Quando vi sarete rotti il c***o di sta roba, la prendete, la cestinate e andate avanti con la vostra vita. Chiaro? Perché... Sì, perché nelle sigarette, per chi non lo sapesse, praticamente non c'è la possibilità di prenderle senza nicotina. Ovviamente tralasciando robe cinesi, giapponesi, con erbe, cose, sigarette finte, non c'è la possibilità praticamente di andare a fumare senza nicotina le sigarette elettroniche, cioè le sigarette classiche. Questa è la differenza tra la sigaretta e la sigaretta elettronica. Perché nella sigaretta elettronica non c'è nicotina, a meno che non decidete voi di aggiungerla e di metterla. È come nel caffè, il caffè vi arriva senza zucchero, poi decidete voi se mettercelo oppure no, lo zucchero. Chiaro? Ed è una cagata trovare su internet Google che ti scrive ste p***e. È incredibile, perché non è vero, non è vero. La nicotina nella sigaretta elettronica serve a chi deve uscire dal vizio del fumo, quindi chi deve smettere di fumare, mentre chi vuole svapare solo per fare il figo può svapare a zero. Che sia chiara questa cosa, che sia chiara. Naturalmente la sigaretta elettronica resta un prodotto per maggiorenni. Questo farà sì che molti ragazzini svaperanno senza avere la nicotina dentro, quindi senza diventare dipendenti dalla nicotina, e potranno smettere quando vogliono e ricominciare quando vogliono, perché è un aerosol, non dà dipendenza. Uno può svapare un mese, poi non farlo per 10 mesi, poi svapare un altro mese, non farlo per altri 10 mesi. Non crea nessuna dipendenza, che sia chiara questa cosa. Che poi fa molto ma molto meno male della nicotina, ragazzi, perché praticamente la nicotina fa molto molto più male rispetto a una sigaretta elettronica senza nicotina, un liquido senza nicotina. Io vi ricordo, ragazzi, che c'ho un liquido anch'io senza nicotina, qua c'è scritto nicotine free. E praticamente, per chi non lo sapesse, è il croccantissimo con caramello del Santone dello Svapo. Fatemi sapere se volete una reazione anche stando nello svapo. Continuiamo. Perché non gli creerà mai dipendenza. Potranno smettere quando vogliono e soprattutto non ci saranno future generazioni che saranno dipendenti dalla nicotina. Sì, questo è vero, questo è vero. Molto, molto, molto vero. Perché praticamente mia madre fuma, io fumo, mio padre fumava, cioè fumava la sigaretta normale, adesso fumo l'IQOS. Il padre di mia madre fumava. E niente, praticamente questa è la generazione di fumatori che si può completamente estinguere
Praticamente facendo sì che i liquidi abbiano zero nicotina. E la sigaretta elettronica è l'unico strumento, se utilizzato correttamente, che non creerà nessuna generazione dipendente da nicotina. Però ragazzi, veramente, cioè io continuerò a sottolinearla sempre sta roba, che a zero nicotina la sigaretta elettronica si può usare e non creerà nessuna dipendenza. Quindi continuerò a sostenere questa cosa. La mia famiglia solamente mio padre fumava. Ok, Rice. Cosa che con la sigaretta non si può fare, perché la prima sigaretta che ti accendi, tu la tua dose di nicotina l'hai già assunta. Al primo tiro sei già schiavo della nicotina. Chiaro? Con la sigaretta elettronica questo non accade e non accadrà mai. Bravo, questo è assolutamente vero, perché nessuno su Google, su YouTube lo dicono, però su Google nessuno scrive un articolo che praticamente dice è zero nicotina, tu non devi svapare con nicotina se vuoi iniziare, ma devi svapare a zero nicotina se devi iniziare a svapare, e quindi praticamente non devi iniziare a svapare con la nicotina. Poi se vuoi iniziare, cioè scusa, se stai già fumando e vuoi smettere di fumare, prendi la sigaretta elettronica. Oddio, non questa, questa qua costa 120 euro, però prenditi praticamente una sigaretta elettronica pod con la nicotina e poi piano piano scendi di nicotina. Un mio amico che praticamente l'ho fatto smettere io di fumare, non me lo sto inventando, ragazzi, veramente. Sto dicendo veramente. Praticamente un mio amico che ha iniziato a fumare, io ho fatto smettere di fumare, gli ho regalato praticamente una sigaretta elettronica pod. La pod sarebbe quella che si stacca e riattacca facilmente, si cambia il filtrino, si butta il filtrino e poi si rimette il filtrino dentro la cosa. E praticamente io ho detto: senti, io adesso ti prendo il liquido a 3 di nicotina, perché visto che tu fumi le sigarette ti prendo il liquido a 3 di nicotina. E svapi, ho scelto di svapare da polmone perché gli piaceva il fumo, lo svapo. E adesso ti prendo il liquido a 3 di nicotina. Poi, successivamente poi, il mese prossimo ti prendo un liquido a 2 di nicotina. Il mese prossimo a 1 e l'altro mese prossimo a 0. E così ha smesso completamente di fumare o di svapare. Punto. Punto. Fine del discorso. Vabbè ragazzi, allora abbiamo finito di vedere il video di Mickey, possiamo un attimo fare una roba del genere.